Podcast Breaking News, notizie, interviste, approfondimenti e molto altro dalla redazione di basilicatanotizie.net. Armonia, viaggio multisensoriale è il titolo scelto per l'inaugurazione dell'archeoparco di Cersosimo tenutasi sabato 5 ottobre nel pittoresco e affascinante Borgo Lucano. Durante l'evento il sindaco Domenica Paglia ha dichiarato ai nostri microfoni: è una grande giornata per la comunità di Cersosimo perché dopo tanto tempo finalmente l'archeoparco viene inaugurato. Archeoparco perché comprende l'area archeologica che risale al 1885, il primo scavo, e poi perché c'è un parco dedicato alla storia. Quindi teniamo d'occhio sia il sito archeologico che la storia del nostro paese. Qui con noi anche l'assessore alla cultura del comune di Cersosimo, Adolfo Cuccaro. Perché avete scelto il termine armonia per descrivere questo viaggio multisensoriale? Appunto perché è multisensoriale, proprio il significato della parola armonia, che in realtà significa l'unione dei contrari, è proprio questo concetto qua che ci ha stuzzicato. Quindi mettere insieme diversi elementi, anche diversi tra loro, per ottenere un risultato finale. Invece, parlando di storia e scoperta, quali sono state le principali scoperte archeologiche fatte nel sito di Cersosimo? Allora, la prima campagna di scavi risale addirittura al 1885 con la cava. Poi negli anni 60 c'è una seconda campagna di scavi, viene addirittura un'archeologa francese, Le Genier, e poi ce ne sono state tante altre, mi pare negli anni 90, l'Università di Salerno e poi la Scuola di Archeologia della Basilicata, come referente anche l'archeologa Lara Crossalter. In che modo è stato scoperto proprio il sito archeologico greco-lucano del IV secolo a.C.? Allora, il sito in realtà, il luogo era già a conoscenza di tutti i cittadini e questa cosa qui ci ha sempre stuzzicato, insomma, fino al punto da intraprendere una vera e propria campagna di scavi dove sono venuti fuori tantissime informazioni. Per esempio è stata ritrovata l'unica moneta coniata dai Lucani, è stato ritrovato tantissimo vasellame a ceramica nera, e poi una cosa importante è questa casa con la corte a peristilio, che è un unicum nel panorama lucano, è molto simile alla tipologia dei peristili della Grecia classica. Per quanto riguarda la conservazione e la valorizzazione, quali misure sono state adottate per preservare i reperti archeologici del parco? Allora, le diverse campagne di scavi che si sono succedute non hanno prodotto una visibilità dei manufatti, dei perimetri, delle planimetrie, perché in realtà poi, non avendo tantissimi fondi, sono stati richiusi e messi in sicurezza, però sono già pronti per un prosieguo. In effetti sono stati messi dei tendaggi appositi e quindi alla prossima campagna di scavo, cioè quando si riprenderà lo scavo, si rinizierà di nuovo dal punto precedente. E poi in che modo l'archeoparco contribuirà appunto alla valorizzazione del patrimonio locale? Beh, noi contiamo moltissimo sulla valorizzazione di questo sito archeologico, prima perché è un sito importante in quanto lucano, insomma, i riferimenti lucani per quanto riguarda la regione ci sono ad esempio a Vaglio oppure in Campania, delle cose molto simili, addirittura conservate meglio, benissimo, sono a Rocca Gloriosa. E noi puntiamo per una valorizzazione turistica, cercando di creare anche un indotto, ad esempio con la scuola di archeologia, quindi offrendo anche all'università un sito a disposizione per, tra virgolette, addestrare gli studenti al lavoro dell'archeologo. Invece per quanto riguarda le esperienze e le attività, quali esperienze immersive e interattive sono disponibili per i visitatori? Allora, attualmente abbiamo prodotto un'applicazione che possono scaricare tutti, sia su Android che iOS. È gratis, si chiama appunto Archeoparco di Cersosimo e ci sono tutte le informazioni, compreso il VR, quindi la ricostruzione in 3D di come doveva essere questa città lucana. Quali enti e organizzazioni hanno collaborato alla realizzazione dell'archeoparco? La regione, il GAL soprattutto, e niente, poi anche noi come comune, insomma, ci stiamo dando da fare per trovare dei fondi.
Quali sono i piani futuri per l'espansione e lo sviluppo dell'archeoparco? È un po' quello che ti dicevo prima, cioè riuscire a intercettare questi studenti, soprattutto della scuola di archeologia, fare in modo che questo diventi un luogo di studio, di ricerca, appunto sull'archeologia, non escludendo anche la parte didattica, gli scavi, la simulazione dello scavo adatta ai più piccoli. Ad impreziosire l'inaugurazione del sito archeologico, la rappresentazione teatrale Eneide, sogno italico degli dei. Questo spettacolo, frutto della collaborazione tra Forme di Terre di Martina Franca e la compagnia amatoriale Satirion di Leporano, ha visto anche il coinvolgimento attivo di persone del luogo. Siamo in compagnia del regista Antonio Minelli. Qual è stata l'ispirazione dietro la scelta di mettere in scena l'Eneide? Intanto Virgilio nacque a Mantova e morì a Brindisi e racconta di un'Italia che quindi teoricamente sin dalle origini doveva essere un qualcosa di unico e unito, e quindi già questo era un segnale importante. La particolarità incredibile è che molti di questi personaggi cercano di parlare ai personaggi, che poi è il pubblico, il lettore all'epoca, contro la guerra. E dicevano in continuazione, infatti se si ascoltano, tutti non fanno che dire non fate gli stessi errori. Poi anche Anchise, che dice popoli che lasciano l'aratro e imbracciano le armi per andare contro altri uomini. Questo credo che in questo momento sia per noi importante, e credo che chiunque si occupi di arte e di cultura in questo momento storico debba lavorare in questo senso, perché se succede quello che succede non è solo una questione economica, è molto un problema culturale. Dopodiché questo contesto si innesta in questo parco archeologico, che in qualche modo è coevo, cioè vive di quei tempi, vive di quella storia, vive di quei modi di pensare, di scrivere e di agire, anche se i tempi sono diversi anche i luoghi di cui si parla nell'Enea, però credo che visitare questo parco attraverso qualcosa che culturalmente faceva parte di quel tempo, di quelle modalità, anche se lontanamente, possa essere qualcosa di evocativo. Ecco. Quindi quali paralleli possono essere tracciati tra il viaggio di Enea e le attuali tematiche di immigrazione e identità? C'è una frase molto particolare degli inferi, dove loro sono quelli che sono annegati cercando di arrivare. Quindi diciamo che è qualcosa che storicamente l'uomo, fin dai tempi di Troia, Sparta, Enea, Italia, Roma, ha sempre avuto a che fare con un discorso che la gente da un luogo povero voglia spostarsi in un luogo più ricco. E poi c'era la felicità romana, la pace romana, quindi c'era tante cose che in qualche modo attiravano. E la prima si apre proprio con un'invocazione che è nell'Eneide, di naufraghi che chiedono soltanto di vivere in pace e di accoglierci in queste vostre terre, vogliono diventare un tutt'uno. Ovviamente poi c'è Amatta, la madre che ha perso i figli per causa di questi immigrati, diciamo, che invece è arrabbiatissima, e come l'antropologia vuole, ogni gruppo cerca di preservare se stesso, e quindi lei giustamente dice cacciateli via, questi ci faranno del male, ci creeranno molti problemi. E poi abbiamo la Sibilla, che prevede anche lei guerre atroci, Anchise, il papà di Enea, che ci racconta la storia dell'uomo e ci dice anche come va a finire, e i sacerdoti che vedono negli auspici delle frattaglie che loro, gli aruspici, interrogavano per sapere il futuro, vedono che siamo prossimi a una guerra senza precedenti. Come è stato sviluppato il concetto di spettacolo itinerante per questa rappresentazione? I quadri sono indipendenti, cioè quindi non c'è un filologico, una narrazione, sono momenti, è più una sorta di performance, un happening, dove le persone, il pubblico si muove, ma a un certo punto dovrebbe rendersi conto che non è proprio tanto pubblico, perché loro fanno parte, loro sono, infatti tutti gli attori si rivolgono a loro singolarmente, non è uno spettacolo su palco dove c'è il pubblico al buio che
può esserci, non esserci, o chiunque. No, gli attori si confrontano col singolo, infatti abbiamo gruppi di 10, non di più, perché il messaggio, il pubblico è parte attoriale, diventa controfigura, diventa figurante, diventa comparsa, diventa spalla di alcuni di loro, per esempio. Le furie che dicono bravi, voi perseguite giustamente la ricchezza, il dolce vivere, le cose belle della vita quotidiana, beh, per avere tutto questo bisogna uccidere, e quindi le furie sono molto contente di vedere tutte queste persone che per vivere bene il loro quotidiano e arrabattarsi nella loro vita devono accettare che qualcuno faccia la guerra per loro. Qui con noi anche la direttrice di scena Alessia Carrieri. Scenografia e costumi, quali elementi scenografici sono stati utilizzati per ricreare l'atmosfera dell'antica Troia, delle coste italiche? Allora, più che scenografia sono giochi di luce, giochi di luce e suoni per rievocare l'atmosfera dal passato al presente. Accessori ognuno per la propria scena, con una chiave non classica, ma una chiave, abbiamo il cyberpunk, il gotico, quindi comunque elementi antichi, accessori antichi, classici, in chiave però contemporanea e moderna e anche aggressiva per alcune scene. E come sono stati progettati i costumi per riflettere l'epoca e i personaggi dell'Eneide? Proprio alla luce di non riflettere l'epoca, ma dare una chiave attuale, la progettazione in base appunto alle varie tipologie di personaggio, dei personaggi, le furie che hanno questi legate a questi elastici con dei drappi rossi sul volto, quindi il drappo rosso, quindi questa classicità rievocata dal drappo, oppure personaggi positivi, possiamo dire, con delle tonalità chiare, panna, e altri personaggi con delle scene più evocative, più dark, cupe, che utilizzano borchie, pelle e tonalità scure, anche nel trucco, un trucco molto accentuato. E infine un'esperienza immersiva e coinvolgente con Scuotere il cielo, un'installazione multimediale interattiva a cura dell'ingegnere Carlo Gioia e della fotografa Elena Zottola. È un'installazione multimediale, nel senso che molti media diversi fanno parte del progetto, ed è anche interattiva, quindi ha una componente di interazione che è multimediale, di cui può parlare meglio Carlo perché è lui che si è occupato di quella parte, mentre diciamo la parte più di mia competenza è stata quella installativa fotografica, dove ho mixato tecniche moderne, quindi di fotografia digitale, alla cianotipia, che è una tecnica antica di stampa che si realizza o con dei negativi o a contatto con diversi materiali, e i materiali che ho utilizzato sono stati proprio elementi raccolti nel sito archeologico, quindi piante, foglie, terra, per realizzare queste impressioni su delle forme di divaso che ho riprodotto, e proprio per simboleggiare questa azione, no, del tempo, della terra, della natura che si è mischiata con questi reperti di un'epoca storica precedente. E questa cosa in realtà emerge anche dall'altra parte interattiva. Il tentativo è stato quello di unire un po' la storia del sito archeologico di Cersosimo, che ha comunque delle radici profonde nella cultura contadina locale, cercando di riproporre attraverso uno strumento tipico della cultura contadina, che è quella del setaccio, ed è anche strumento dell'archeologia, un tramite performativo attraverso il quale gli utenti potessero immaginare possibili reperti e possibili scenari che soltanto delle campagne di scavo future, che, nelle quali si auspica, possano ad esempio confermare. In particolare tutta l'installazione trova spunto da una poetessa archeologa, Cruciani, Flaminia Cruciani, che ci ha ispirato perché proprio in una sua poesia parla della figura dell'archeologo come
un ricercatore di frammenti di cielo nella terra, quindi l'installazione si muove metaforicamente su questa ispirazione per suggestionare l'utente. Sì, diciamo anche un parallelismo tra l'archeologia e la poesia che questa poetessa e archeologa fa e in questo suo libro che si chiama Lezioni di immortalità, dove appunto parla di questa correlazione che c'è comunque nello scavo, nella ricerca poetica e in quella archeologica. E come possono i visitatori interagire con l'installazione? C'è proprio questa parte del cirnicchio, detto nel nostro dialetto del setaccio, che è in realtà all'interno uno schermo, che è un... Sono sempre parti tecniche di cui parla meglio. Sì, diciamo che fa leva su un'interazione naturale, quindi utilizzare uno strumento così come viene utilizzato nella realtà, unito alla computer art, quindi gli utenti scuotendo il cirnicchio così come veniva utilizzato in passato possono accedere a degli scenari che si generano in tempo reale attraverso un'intelligenza artificiale da noi tre allenata in collaborazione con Enrico Gioia, che genera immagini a seconda dell'inclinazione del cirnicchio, quindi aprendo infinite possibilità a immaginari archeologici.